Nel toccare i tasti e il liuto, con l'esempio e l'insegnamento del padre suo, pervenne a tanta eccellenza che più volte si trovò a gareggiare coi primi professori di quei tempi in Firenze e in Pisa, essendo in tale strumento ricchissimo di invenzione e superando nella gentilezza e grazia del toccarlo il medesimo padre. Filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto.